Ciao ragazzi, bentornati sul canale. È passato un po' di tempo dal mio ultimo video, chiedo perdono. Adesso finalmente mi sono seduta per girare un nuovo video, quindi non indugiamo oltre e iniziamo subito, perché oggi voglio provare per la prima volta con voi il famoso brand della Tarte che finalmente è arrivato in Italia, penso ormai da almeno un mesetto. Si trova da Sephora sia online che appunto fisicamente anche in negozio. E questo brand americano, di cui penso tantissimi abbia sentito parlare, specialmente per il correttore Shape Tape, che è famosissimo e utilizzatissimo da penso quasi tutte le youtuber americane, e quindi finalmente è arrivato in Italia, è facilmente reperibile. Prima dogane, cose, sicuramente quelle impedivano l'acquisto, io stessa non l'ho mai preso, e quindi siamo qua per provarlo insieme. Io ho fatto gli acquisti qualche giorno fa. E chi mi segue su Instagram lo sa che ho fatto qualche acquisto da Sephora a Bologna, che ero là per lavoro, ed è però ancora tutto impacchettato, non ho aperto niente. Sono stata bravissima, ormai sono molto brava a trattenermi quando compro le cose, nel provarle appunto sto ferma. E un po' di storia del brand Tarte, appunto un marchio americano, è fondato da questa donna. Mi ha fatto sorridere perché quando sono andata sul sito proprio ufficiale per leggere un pochino la storia, c'era scritto female founded, quindi fondato da una donna, proprio era proprio specificato, che per noi donne sicuramente fa piacere. Appunto, questa, la fondatrice, grazie anche alla mamma che si truccava sempre, quindi ha iniziato a appassionarsi di make-up, ma prima di tutto di skincare, e da lì ha visto che tanti prodotti che utilizzava non contenevano ingredienti poi in fondo così buoni per la pelle, quindi dal suo interesse per la skincare è poi passata al make-up, ha iniziato a inventare il suo primo prodotto per poi fondare tutta appunto la linea e tutto il brand. È un marchio che non testa sugli animali, quindi cruelty free, ci sono tante opzioni vegane, ma comunque da quello che sostiene il sito ufficiale di Tarte, tutti i prodotti non contengono solfati, parabeni, ftalati, oli minerali, quindi diciamo che sono prodotti che fanno anche bene alla pelle. Non sono tutti vegani, però si trovano opzioni solo vegane. È un marchio da prezzi medio-alti, diciamo che i prezzi sono più o meno come Huda Beauty, Fenty, KVD, più o meno su quella linea là, se avete, per darvi un po' un riferimento, diciamo, se conoscete appunto questi altri brand che ho appena nominato. Va bene, ho fatto una piccola introduzione perché secondo me era giusto da fare, essendo un marchio nuovo sia in Italia che anche per me. Quindi iniziamo. Io la pelle l'ho già preparata, ho messo il mio solito primer. Allora, purtroppo non ho il fondotinta perché non c'era la mia tonalità né sul sito di Sephora e neanche in negozio, quindi purtroppo mi manca, mi spiace, perché volevo provare lo Shape Tape, il fondotinta a lunga tenuta matte, coprenza alta mi sembra che fosse. Purtroppo non c'era la mia shade, perché è vero che il marchio non ho mai provato, ma io utilizzo un sito per azzeccare la mia tonalità perfetta di fondotinta, dove in questo sito metto un marchio di cui sono sicura che il colore sia giusto per me, e da là mi dà tutti i fondotinta con tutte le tonalità che vanno bene per il mio incarnato. Non so se mi sono spiegata. Comunque, se per caso è utile anche voi un sito del genere che vi dice quale tonalità è giusta per voi di qualsiasi marchio brand esistente al mondo, fatemelo sapere nei commenti o su Instagram, ma anche in direct, e vi dico qual è il sito, vi lascio il link se per caso vi serve. Quindi di nuovo non ho il fondotinta, però ho il setting spray, quindi ora cosa faccio? Vado a applicare un fondotinta, io ora uso quella della Huda Beauty in Toasted Coconut, la mia tonalità di adesso, che sono un po' più colorita, e
vado a applicarlo con il setting spray. Quindi vado un po' a metterlo un po' a caso sul viso, poi vado a spruzzare il mio setting spray e lo applico insieme, perché dovete sapere, se ancora non lo sapete, che i setting sprays, quindi gli spray fissanti, sono fatti per lavorare con il fondotinta. Si possono proprio lavorare insieme, sia sulla spugnetta che sul viso. E quindi è quello che io, bellissima come sempre, è quello che andrò a fare adesso. Allora, premessa, questo qua è il Double Duty Beauty. Appunto, forse dovevo dirvelo prima, dov'è il cartoncino? Appunto, in teoria fissa il make up per 16 ore, resiste all'acqua, al sudore e anche e no transfer. Ha questa polvere, in teoria molto molto polvere, questa nebulizzazione molto molto fine, con particelle piccolissime, estratti di cetriolo e aloe. Appunto, questo non penso che sia, questo qua è anche vegano, ok, ottimo. Quindi proprio uno spray fissante. E io ho preso il formato viaggio per provarlo, l'ho pagato 14,90 €, poi c'è anche il formato grande volendo. E comunque vi lascio tutti i prezzi con tutti i nomi poi in info box, così se per caso mi dimentico di nominarli adesso, vi lascio tutto sotto. Ok, ha una polvere ancora, l'ho spruzzato, ho interrotto perché mi ero dimenticata la blender di là in bagno, quindi sono corsa a prenderla. Avete visto che comunque ha uno spruzzo molto molto, diciamo, fine. Allora, io adesso inizio, aspetto che si asciughi un pochino lo spray e poi inizio a lavorare il fondotinta, e noto che in questo modo mi si stende tanto bene, molto bene il fondotinta, è più uniforme e mi dura bene. Si può anche fare volendo, prima metto il primer, se lo mettete, poi il setting spray, fate un po' asciugare e poi andate a applicare dopo il fondotinta, è indifferente. Quindi inizio a stenderlo. Purtroppo ho dovuto aspettare un po' perché sono andata in bagno a prendere la blender, quindi il fondotinta si è un po' asciugato, ma non importa. Volendo potete anche usare il setting spray al posto del primer. Se non volete mettere il primer ogni volta, se avete un buono spray fissante, andate a mettere le vostre creme idratanti, tutto quello che dovete mettere per la skin care, la protezione solare, fate assorbire bene il tutto e poi vi spruzzate lo spray fissante, e in questo modo vi farà un po' come il primer, vi creerà quella barriera tra la vostra pelle e poi quello che andate a mettere sopra, e il tutto vi durerà di più. Ok, io trovo che con questo metodo il fondotinta mi si stende, il patatone stranamente dorme, ma ormai lo sapete. Comunque, dicevo che il fondotinta mi si stende veramente bene e mi dura anche tanto. Sul collo, le orecchie, mi raccomando, pareggiamo tutto. Ok, che dire, come prima impressione per questo spray fissante, la polvere è molto sottile, la polvere, niente, non ce la faccio, continuo a dire polvere. E le particelle di questo spray sono molto sottili, quindi quello fa sempre piacere che non arrivino i goccioloni in viso. Mi si è steso benissimo il fondotinta con questo spray, quindi ottimo. Andiamo a passare la spugnetta per togliere eventuali segni del pennello. Tempo di correttore. Allora,
il famosissimo Shape Tape, appunto questo correttore super coprente, eccetera, va bene. E allora, adesso è uscita anche la formula più cremosa e idratante, che è quella che ho preso io, perché lo Shape Tape e sembra essere molto coprente e molto valido, però tende un pochino al secco. Io ho le occhiaie che tendono a essere un pochino secche, sono un po' segnate, un po' sarà che l'età avanza, un po' sarà che il mio contorno occhi è fatto così, quindi va bene, nel senso, ok, lo sappiamo, lo accettiamo. Quindi io ho preso la formula cremosa, che è uguale, sembra essere uguale allo Shape Tape, però questo qua ha ingredienti più nutrienti, quindi acido ialuronico, ha diversi estratti al suo interno che fanno sì che appunto il contorno occhi sia più idratato. Coprenza sempre alta, duratura sempre duratura si dice? Sempre lunga, vabbè, i miei dubbi sulle parole, però appunto non mi, in teoria non va a seccare il contorno occhi. Io ho preso anche di questo la formula da viaggio, non la formula, la confezione da viaggio, perché appunto c'era, secondo me per provarli sono top queste i formati da viaggio. Io ho la colorazione 29N Light Medium, appunto si chiama Ultra Creamy, Shape Tape Ultra Creamy, e l'ho pagato 14,90 euro come lo spray fissante. Allora, forse se come me avete la pelle grassa, sul viso magari è meglio lo Shape Tape originale perché è più secco. Forse questo cremoso, essendo che idrata un po' di più, magari tende a lucidarsi di più sul viso, però pazienza, non importa. Vado a metterlo nei miei posticini, senza esagerare, specialmente inizialmente. Qui sopra, per andare un po' a illuminare. Un pochino qua. Se vogliamo che sia ancora un po' più coprente, lasciamolo asciugare qualche secondino in modo che si rapprenda di più, appunto abbia più coprenza, perché comunque è bello cremoso, quindi si vede che la formula non mi sembra tanto secca. Possiamo iniziare a stendere qua. Io vado sempre di spugnetta. E poi passiamo alle occhiaie. Spero di non andare troppo in giù col viso. Ok, mi sembra che stia coprendo bene. Anche lì, se abbiamo le occhiaie tanto tanto segnate, perché succede sia per genetica che per stress ed mancanza di sonno, anche lì vi consiglio, invece di caricare troppo col correttore, magari andate a fare una leggera correzione di colore o con un correttore colorato, pescato, salmone, giallo, quello che vi serve. Oppure, se non avete e se non volete comprare proprio un correttore di colore, se avete a casa un correttore da un colore più caldo, leggermente magari più scuro del vostro incarnato, potete anche usare quello. Andate a metterlo però proprio solo dove volete correggere l'occhiaia, quindi pochissimo, lo stendete e poi andate a mettere sopra il vostro correttore normale, che magari a volte è anche un pelo più chiaro del vostro incarnato, per andare a illuminare. In questo modo andrete poi a bilanciare il correttore di colore o il correttore più scuro che avete. Ok, non mi sembra che mi segni particolarmente, io ho i miei segnetti, ne vado solo a mettere ancora un pochino qui. Io ho i miei segnetti che ci saranno sempre,
per quanto un correttore possa essere valido, però è inevitabile, ragazzi, che se uno è segnato nel contorno occhi è inevitabile che un minimo i prodotti vadano nelle pieghette. La cosa importante è che non applicate il fondotinta qua, perché sennò andate a caricare con troppe cose, e in base al vostro contorno occhi utilizzate il correttore più indicato, quindi magari un po' più liquido, se avete tanti segni, eccetera. Ok, adesso stendiamolo bene, che non ci siano le pieghe troppe, e adesso andiamo a utilizzare la cipria, sempre shape tape, la cipria fissante, cipria traslucida, polvere libera. Allora, cosa dice? Appunto, assorbe gli oli, opacizza, leviga la pelle, si può anche usare per fare baking, fissa, c'è appunto al suo interno il filtro che ti permette di regolare quanta polvere vuoi che esca. Qua c'è il cartoncino che non riesco a togliere, ovvio, se non ho qualche difficoltà di packaging non è un mio video, no, non ci credo, non riesco a toglierlo, mi sa che mi serve una pinzetta. Fatta aprire, qua c'è una carta che non riuscivo a toglierle, e quindi qua c'è appunto il filtro da dove appunto prendiamo la cipria. E niente, appunto al suo interno vitamina C che serve per illuminare. E questa cipria l'ho pagata, questa qua, $35,90, quindi abbastanza elevato come prezzo, e al suo interno il suo puff per andare o a applicarlo direttamente o a ritoccare. Quindi c'è anche scritto sul sito che la cipria non dà il backflash delle fotocamere, quindi anche se avete il flash quando fate le foto, in teoria non vi dà quel backflash che si vede nelle foto, fastidioso. Allora, io per le mie occhiaie, appunto già un po' segnate, vado prima a applicarlo con un pennellino. Io non ne metto mai troppa nel contorno occhi perché appunto tendo a averlo secco, quindi io non faccio baking, quindi vado a... Tra l'altro è traslucida, però è un pochino giallina, se vedete, quindi appunto sicuramente andrà a illuminare. E invece sul resto del viso, io che ho la pelle grassa, però prendo il puff in dotazione, qua c'è anche lo specchietto dall'altro, prendo il puff in dotazione e vado a pressarlo su tutto il viso. Forse la cosa che avrei gradito però è avere... Ah, ma si svita? Ah, ok, si svita volendo anche, però poi si fa un macello con lo specchio. Cioè, a me piace avere il coperchietto dove io rovescio la cipria e la vado per prelevare. Si può fare sicuramente, però lo specchio poi, cioè, scordatevelo, perché si impiastriccia tutto, ma lo facciamo ugualmente perché mi viene più comodo, quindi per me che ho la pelle grassa, io la cipria la applico così in genere, cioè su tutto il viso presso, in modo da fissare bene il trucco, proprio fare penetrare il tutto nei pori. Se avete magari la pelle sul normale o secca, andate con il pennello. E su tutto il viso. L'ho applicata su tutto il viso. Quello che faccio poi io per le occhiaie, per andare a proprio a piallare bene la zona, è prendere sempre la mia puff, non aggiungo però prodotto, e vado a pressare il contorno occhi senza aggiungere niente. In questo modo andrò a rendere la zona più levigata. Io lo faccio sempre ormai.
di nuovo sempre aggiungere il prodotto, sempre senza aggiungere il prodotto. Ok, mi piace molto, 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 veramente. Mi sembra che levighi, appunto, essendo un po' giallognola, illumina. Non vorrei però che, essendo appunto giallognola, se avete la pelle più chiara della mia, non vorrei che non andasse bene, perché mi sembra che ci fosse solo una colorazione, quindi non so, non vorrei che per le pelli tanto chiare non ha, cioè vi facesse poi gialle se avete la pelle tanto chiara, però mi sembra che ci sia anche un altro tipo di cipria, mi sembra. Comunque non vi ho detto dove sono fatte le cose, penso che sia tutto made in USA, la cipria made in USA, sì. Finora tutto fatto in USA, anche, ah no, il correttore è fatto in Corea, ok, in Corea, però la cipria e lo spray sono fatti negli Stati Uniti. Bene, il contorno occhi è levigato, per quanto può essere levigato il mio contorno occhi, lo sappiamo, è segnato di suo, ma va bene così, non ci fissiamo. Vado solo a passare il pennello per evitare che ci sia polvere in giro. E adesso andiamo al bronzer, sempre mini. Questo qua è il Amazonian Clay Waterproof Bronzer, quindi è un bronzer fatto con argilla amazzonica e appunto resistente all'acqua, quindi in teoria dura anche di più, specialmente in estate che magari si suda, sapete come me la pelle grassa, ne sapete qualcosa, quindi ovviamente la pelle produce ancora più sebo perché fa più caldo e appunto è leggermente shimmer, ma proprio leggermente, proprio a quella tonalità tipica da bronzer, un pochino proprio aranciata. E la colorazione Park Ave Princess, ce ne sono, mi sembra, due solo. Una più per canagemi da chiara media e poi una più scura. Ho fatto un leggero contouring con un'altra palette che non c'entra niente. Ora andiamo a applicare il nostro bronzer. Ok, sfarina un pochino, quindi attenzione ai vestiti. E andiamo a applicarlo. Bello pigmentato, yes! Wow, bellissimo, molto bello. Molto bello. Appunto, resistente all'acqua, quindi in estate è ottimo. Dà quell'effetto baciato dal sole, come avete visto la tonalità è tipica da bronzer proprio. Diciamo che questo qua è un colore un po' universale che dona più carnagioni anche sul collo, che spesso anche quando ci abbronziamo il collo resta sempre più chiaro. Io lo metto più in alto perché sennò il viso mi si abbassa un po' qua. Molto bello, pigmentato, però si può lavorare, quindi lo posso modulare io, non è che ne prendo un po' e c'ho la macchia. Comunque è sempre meglio andare con poco alla volta per non sbagliare. Ecco qua, un pochino sul naso. Molto bello, mi piace molto. Vediamo poi come tiene anche con la mascherina e tutto. Quindi ho truccato gli occhi con altre cose, però ho il mascara. Questo qua è sempre formato viaggio, che sono sempre molto utili questi formati per appunto provare, costano anche un pochino meno, quindi ottimo se uno prova per la prima volta. Allora, questo qua è il
push up bra for your lashes, quindi come un reggiseno push up per le nostre ciglia, quindi in teoria le incurva bene, però anche le volumizza allo stesso tempo. Si chiama Light Camera Lashes 4-in-1 Mascara, quindi fa quattro cose in una, perché le allunga, le incurva, volumizza e anche le va a ammorbidire e nutrire, perché ha al suo interno appunto degli emollienti. Ebbene, proviamolo. In teoria questo qua è un best seller loro, quindi tra l'altro il packaging, cioè cos'è ragazzi sto packaging? Uno è viola glitterato, quindi ciao top, e poi è proprio carino come packaging, quindi già quello si parte bene. Lo scovolino è così, abbastanza grande, non eccessivamente, ce ne sono di più grandi che ne ho utilizzati. Prendo uno, mi serve uno specchietto, se no non ce la posso fare. E io ho già incurvato le ciglia col piegaciglia e vado. C'era scritto, se non ricordo male, di applicarlo con movimenti a zigzag per prendere anche la punta delle ciglia. Vi consiglio di dare un piccolo giro al mascara, in questo modo andrete a prendere anche le punte, che a volte uno le punte delle ciglia non le prende bene quando si applica il mascara. Zig zag dalla radice fino a su. Io qua porto sempre in fuori per andare a aprire l'occhio, farlo sembrare più grande e più profondo. Adesso starò qua un'ora. Non so se vedete. Una passata, non male direi. Ho applicato il mascara, allora due passate, direi che sì, non mi cambia la vita, però secondo me è un buon mascara, di quelli che piacciono a me, belli intensi, le ciglia mi sembrano abbastanza piene, anche un po' allungate, quindi non male, quindi a parte che bel packaging, già quasi vale i soldi, però vabbè, scherzi a parte, mi sembra un buon mascara. Questo occhio mi viene sempre meglio di questo, vabbè, comunque così, spero che si veda. Ok, ho messo gli orecchini, quindi chi mi conosce sa che quando gli orecchini sono pronta e completa, pronta per affrontare la vita in generale. E comunque ragazzi, quindi, il video si conclude qua, mi stavo dimenticando questo, lo spray fissante. Sto dimenticando, cioè si può, infatti non ho messo l'illuminante, va bene, mi perdo i pezzi. Allora, ho poi anche alla fine messo il bronzer sulle palpebre e poi ho steso una matita e messo un po' di eyeliner, vabbè, comunque ho messo il bronzer anche sulle palpebre proprio per dare quell'effetto di pelle ancora più abbronzata. Allora, mentre aspetto che si asciughi un po' lo spray fissante prima di mettere l'illuminante, facciamo un po' ricapitoliamo un pochino. Allora, partiamo. Lo spray fissante mi piace molto, ha un odore molto fresco e piacevole, un po' di cetriolo, quell'odore un po' cetriolo barra anguria, un pochino, comunque un odore fresco, non è per niente fastidioso, ha queste particelle molto molto piccole, quindi non si creano quelle gocciolone sul viso che a volte ti creano la macchia, quindi per ora mi piace molto. E il correttore, allora, il correttore mi piace, un po' di mascara. Mi piace, non è secondo me ad alta copertura, secondo me è una copertura media, sicuramente si può stratificare, attenzione però a mettere troppo correttore che poi vi va nelle pieghe, anche solo fissate, quindi
nocciolo secco per niente, quindi vuol dire che è quello giusto per me, questo qua appunto quello cremoso, non è lo shape tape originale, però mi piace la copertura, però secondo me media. Nel caso se voglio avere una copertura, una coprenza maggiore, vado a correggere l'occhiaia con un altro correttore apposito e poi vado ad applicare questo proprio per avere un contorno occhi perfettissimo. Poi La cipria mi piace tantissimo, forse la cosa che mi piace di più, perché proprio mi ha levigato la pelle. C'è un pezzo di mascara che, mannaggia, non sarà, mi ha levigato proprio bene la pelle e ce l'ho bella luminosa, non è per niente spenta, quindi mi piace moltissimo. È super sottile come polvere, quindi mi piace un sacco. E il mascara anche, secondo me è un mascara buono, a prezzo pieno mi sembra che costi sui 30 euro, quindi questo qua è 14,90, mi sembra, non ricordo se ve l'ho detto, sì, sembra 14,90 perché appunto il formato è mini, quindi sì, un mascara carino. Non ho provato altro. E il bronzer mi piace tantissimo, appunto quello waterproof con l'argilla amazzoniana, proprio il classico bronzer estivo, quindi aranciato, è un po' shimmerino, quindi anche un pochino illumina. Mi piace un sacco. E scusate, vado a mettere un po' di illuminante, se no che makeup è senza illuminante. E poi ragazzi, direi che ci salutiamo. Mi raccomando, seguitemi anche su Instagram, vi aspetto là, così ci sentiamo più assiduamente, visto che adesso col lavoro sono più impegnata e mi è un po' più difficile essere costante con i video YouTube, quindi abbiate pazienza, però su Instagram comunque ci sono sempre. Bene, eccoci qua. Setting spray applicato, illuminante applicato, le labbra ho usato altre cose, non avevo nulla. Ragazzi, il video si conclude qua, spero che vi sia piaciuto, spero di avervi fatto in ogni caso compagnia. E se vi è stato utile questo video, mi raccomando un bel like e iscrivetevi al canale per essere sempre aggiornati, come dico sempre. E ragazzi, ci vediamo prestissimo a un nuovo video insieme. Ciao!